Amici sportivi, bentrovati a Rosanero Web TV. Non è una puntata forse per gli ultras, nel senso ultras dei commenti, perché è una puntata tranquilla, non abbiamo perso, anzi abbiamo vinto. Palermo brutto, sì, però vincente e con una posizione di classifica ben diversa, che riporta agli argomenti che abbiamo già più volte trattato in questa trasmissione, quello dell'equilibrio, della pazienza per chi la vuole avere. Ne parliamo con Salvatore Geraci collegato, eccoci qua Salvatore, ciao Salvatore, ciao, ciao. Anche a Giuseppe Leone che ci segue con interesse. Giuseppe, ti vedevo distratto, no? Buongiorno. Bene. Buongiorno. No, sto guardando la classifica, Guido. Stai guardando la classifica? Ero sul pezzo. Avresti dovuto guardarla ieri. Ciao Fabrizio Vitale, ancora convalescente dopo un'influenza, allora abbiamo preferito metterlo in isolamento e lasciarmi qui solo con due computer e tante cose da guardare. Allora, sono tanti gli argomenti. Sì, infatti, non potevi avermi sulla coscienza essendo anziano, dillo pure. Allora, volevo subito entrare nel dunque perché si è vinto a Benevento 1-0. Anticipo anche i temi della trasmissione, perché una sconfitta significava penultimo posto, una vittoria significa essere a 5 punti dal terzo posto, significa che è un campionato equilibrato e parleremo anche di questo. Però dobbiamo cercare di capire perché si è vinto a Benevento, se era soltanto debolezza degli avversari, forza del Palermo, se forza degli episodi, se c'è una logica in tutto quello che stiamo raccontando ormai da tante settimane. Vorrei sentire subito un veloce resoconto da parte di Salvatore Geraci. Ma guarda Guido, per me il Palermo non è stato brutto, anzi io l'ho visto perfetto, nel senso che ha saputo interpretare la partita nel migliore dei modi. Poi, contrariamente ad altre volte, gli episodi sono stati per fortuna a suo favore. Questa è una squadra costruita in fretta, con evidenti lacune e mancanza di personalità nei reparti, ma con una fisionomia evidente e positiva. Se gioca di rimessa, pur creando pochissime occasioni da rete, riesce ad ottenere risultati concreti e lo ha già dimostrato, anche perché Brunori, vuoi o non vuoi, è sempre l'uomo che aggiusta ogni situazione, che non si deve mai rimproverare, anzi va elogiato anche quando sbaglia, perché ci mette tutto, il cuore, passione e capacità. Il gioco d'attacco sì, è ancora da sviluppare. Solo a Cosenza la squadra ha cercato di imporre una manovra diversa, ha preso 3 gol e la sconfitta, ma quando il Palermo controlla solo l'avversario, trova le giuste misure per difendersi, riesce anche ad esplodere grazie alla velocità di esecuzione nella manovra di Gomez. Merito di Corini e dei giocatori, non c'è dubbio, come era merito di Allegri quando la Juventus non incantava ma vinceva. Fabrizio Vitale. Ah, io ho visto una prestazione in linea con le 6 precedenti, che se ne voglio dire. Ho visto il Palermo che continua sul percorso intrapreso dopo Terni, che ha portato 4 risultati utili consecutivi, quello di una squadra accorta, di una squadra che, come diceva Salvatore, controlla l'avversario, lo attende e lo punisce in contropiede. Un percorso nel quale l'unico neo è stata la partita di Cosenza, dove Corini ha avuto, diciamo, il demerito di farsi ingolosire e di voler andare a provare a mostrare i muscoli su un campo in cui c'era una squadra che sulla carta era un po' alla canna del gas, e ha pagato a caro prezzo questo atteggiamento, perché la partita di ieri è la riprova che questo Palermo non è in grado di imporre un proprio gioco e che deve giocare e interpretare le partite in questo modo, perché anche la tanto vituperata gara di Venezia nei numeri è uguale pressoché a quella di ieri, soltanto che col Venezia hai perso. Mentre invece con il Benevento ti è bastato tirare 3 volte in porta, 3, segnare un gol e chiudere tutto. E mangiartene anche un altro. Io vorrei tranquillizzare, lo vediamo in grafica, Angelo Domenico Cardinale, buon pomeriggio, per adesso abbiamo vinto e basta, sono d'accordo. E sono d'accordo anche con Alessandro Cerano, che dice anche dopo la vittoria ci vuole prudenza e ci vuole ancora tanto per vedere un po' di gioco. Sono assolutamente d'accordo su questo, ma io credo che da questi schermi, dagli schermi di Blog Sicilia e di StadioNews.it, oltre che ovviamente su Video Regione canale 14, è sempre partito un messaggio di equilibrio, di pazienza, perché non mi pare
che il Palermo stia giocando tanto peggio degli altri. Non mi pare, per la verità, che ci siano stati mai momenti di particolare affanno, però è chiaro che se avessimo perso a Benevento sarebbe cambiato tutto. Non si è perso e quindi il Palermo riprende un attimo di fiato. Tra l'altro ricordiamo che c'è giovedì la partita contro il Como in casa e poi domenica quella a Ferrara contro la Spal, altre due pietre miliari della lotta nei bassi fondi della classifica, ammesso che ce ne siano bassi fondi della classifica, e anche di questo parliamo. Sentiamo Giuseppe Leone, anche tu Giuseppe, un tuo parere sulla partita di Benevento. La partita di Benevento secondo me ha fatto vedere quello che è in questo momento il Palermo, e quindi una prestazione assolutamente coerente con quello che è questa squadra in questo momento. Io sono d'accordo anche con Salvatore, non ti dico che è stato un Palermo perfetto, però francamente ho visto soprattutto note positive. Forse le uniche due note dolenti sono stati il palo di Brunori, che stava per fare il gol probabilmente dell'anno, e l'occasione sciupata nel finale da Soleri. Però ho visto un Palermo che dopo i primi 20 minuti iniziali ha preso poi le misure al Benevento e ha fatto la partita che doveva fare. Non sono d'accordissimo magari con Fabrizio, nel senso che secondo me rispetto alla partita col Venezia il Palermo ha messo qualcosa in più, col Benevento soprattutto dal punto di vista dell'attenzione, della pressione dell'avversario, dell'atteggiamento. Secondo me è stato fatto uno step in avanti ieri con il Benevento rispetto alla partita di Venezia, però diciamo che di base... Quindi ha fatto Palermo, la stessa partita che aveva fatto col Parma. E quindi alla stessa partita fatta col Palermo, quindi una partita non te la inventi in 6 giorni, Giuseppe. Questa partita o ce l'hai dentro o non ce l'hai nelle corde. Quindi se tu col Parma hai fatto questa partita, poi col Venezia non riesci a farla perché ci sono quei 15 minuti in cui il Venezia ha dettato legge, che sono i 20 minuti in cui il Benevento iniziale ha fatto pressione sul Palermo. Se tiri 4 volte in porta col Venezia e 3 volte con il Benevento, una la perdi e l'altra la vinci, la differenza la fanno gli episodi. Che ti Beh, però consentimi Fabrizio, io vorrei aggiungere anche che però, scusami Giuseppe, c'è anche probabilmente una differenza o di valori degli avversari o anche di momento di forma. Il Venezia mi è sembrata una squadra sicuramente, al di là della classifica che era penalizzante, una squadra forte. Il Benevento mi è sembrata una squadra un po' allo sbando, senza grande individualità. Anche questo fa la differenza quando giochi 11 contro 11. Il Benevento ha giocatori di Serie A in organico, Guido. Sì, però non giocano bene da un po'. Non come vincono quelli del Venezia fino a prima del Palermo, uguale. Sì, c'è un cambio di allenatore a Venezia che sembra aver dato i suoi frutti, anche con un pizzico di fortuna, nella riprova anche la vittoria con la Ternana. Io penso che il Venezia lo vedremo fra un poco. Sono entrati in un loop dal quale il Venezia, per fortuna loro, sta provando ad uscirci, ok, ma io non vedo questa differenza di valori tra Venezia e Benevento. Sono due squadre con giocatori che hanno militato in Serie A, entrambe. Esatto, ma in questo momento secondo me il Venezia fa 4 gol al Benevento. Ecco, questa è la mia personale opinione. Giuseppe voleva aggiungere qualcosa. Giuseppe, hanno condizionato la gara col Venezia, però. Andiamo con ordine, Leone. Ma infatti, diciamo, ai nastri di partenza Venezia e Benevento avevano decisamente obiettivi diversi rispetto a quelli del Palermo. Però quando dico che la vittoria di ieri, l'atteggiamento di ieri è stato diverso rispetto a quello col Venezia, io vi chiedo, io ho avuto questa sensazione ieri guardando la partita. Rispetto ad altre del Palermo, quella di ieri è stata forse una in quelle in cui ha sofferto di meno. Non ho visto chissà quali grandi interventi, per esempio, di Piacelli. Non ho visto su questo condivido. Quelle che invece avevo visto un po' di più domenica scorsa, la domenica precedente con il Venezia. Quindi intendo anche questo. Ma Salvatore, che voleva intervenire? Io ho visto sempre la stessa squadra, cioè con pregi e difetti di sempre, che si trascina dall'inizio del campionato. Sappiamo perché, non possiamo ignorare che questa squadra è stata fatta all'ultimo momento, che ha cominciato senza fare preparazione, eccetera, eccetera. Insomma, sappiamo tutto, ma gli poi sono arrivati alcuni infortuni, anche
anche piuttosto seri, ma questo Palermo ha avuto un atteggiamento sempre chiaro, cioè Corini ha gestito una squadra che sa sicuramente difendersi quando è corta si posiziona nelle retrovie e che poi sa andare bene in contropiede e in avanti. Ha cercato di cambiare gioco, di esprimere più qualità, più continuità, ma non ci riesce. Mentre quella squadra che ha la capacità, come ieri col Benevento, di praticamente soffrire ma con compostezza l'avversario e poi replicare, è una squadra vincente. Ragazzi, ha 18 punti, siamo nella zona quasi play-off. E questo è, tutto il resto poi diventa un argomento che non porta a nessuna considerazione. Beh, Salvatore, per riferirci, scusami, al titolo anche della trasmissione, è un problema quindi di atteggiamento di fronte a un Palermo che abbiamo definito più o meno simile in ogni prestazione, poi dipende anche dagli avversari o dagli episodi, è anche una questione di atteggiamento, perché a me mi è sembrato di rivedere, pur nelle difficoltà anche di sviluppare gioco, il Palermo di Modena come atteggiamento, come mentalità, e non quello di Cosenza che forse aveva pensato di poter andare fuori casa a imporre il proprio gioco. Appunto, ma a me è sembrato anche il Palermo che ha battuto il Parma, il Palermo che ha battuto il Genoa, cioè il Palermo è questo, e in un campionato del genere può benissimo ritrovarsi dietro le grandi o comunque a contatto con la zona play-off oppure nella zona play-out, ma sarà questo il leitmotiv del campionato, ma ne parliamo poi dopo. Sì, io volevo anche dare ovviamente risalto ai nostri ascoltatori che ci stanno subissando di messaggi, quindi velocemente con domande e risposte. Giuseppe Botta che dice: a questa squadra serve Stulaz o verrà ceduto, ammesso che ci si riesca a gennaio, può coesistere con Gomez? Fabrizio Vitale. È quello su cui sta lavorando Corini nelle ultime settimane, anche se poi non l'ha tradotto in campo, sono due settimane che Corini sta pensando a questa convivenza, perché è consapevole del fatto che in questo momento Gomez è un giocatore a cui non si può rinunciare. E però non sembrava che dovesse giocare a Benevento, invece non solo non ha giocato, ma non è neanche entrato nei cambi. Bisogna capire cosa è passato nella mente del tecnico alla vigilia della gara. Io, nonostante la mia febbre da cavallo, ho seguito un po' da lontano, mi risulta per certo che Stulaz e Gomez sono stati provati insieme con lo spostamento di Gomez a mezzala. È chiaro che c'è un grosso punto interrogativo in questo momento su Stulaz, perché se in queste tre partite ravvicinate non troverà spazio, ci saranno da fare delle riflessioni. Io credo che tra Como e Spal dovrà trovare spazio. Ma sempre anche perché Gomez sono tre partite ravvicinate, quindi nella logica del turnover forse ci sta pure. Certo, tra l'altro adesso è rientrato in gruppo ad allenarsi anche Saric, questa è una buona notizia chiaramente per il Palermo, nella speranza che anche questo giocatore evidenzi le qualità per le quali è stato preso. E ce lo auguriamo. Invece a Giuseppe Leone giro subito la domanda di Alex Rosanero, che dice: Damiani è stata l'arma in più del Palermo, Brunori poteva fare un gol mondiale, peccato per il palo, se non era doppietta, adesso pensiamo al Como. Giuseppe, Damiani è stata un po' la sorpresa di ieri, si parlava di Stulaz e invece ha giocato Damiani, secondo me fra i migliori in campo. Diciamo che sì, è stata sicuramente la sorpresa, del resto appunto un po' tutti ci aspettavamo che potesse essere riproposto Stulaz, non mi è dispiaciuto assolutamente Damiani, però se devo fare una classifica dei giocatori al centrocampo devo dire che Gomez, sono d'accordo qui con Fabrizio, si rivela ormai un giocatore imprescindibile ed evidentemente imprescindibile in quel ruolo lì come perno del centrocampo, ecco anche perché in questo momento Corini non rinuncia a lui e Stulaz deve mettersi in coda inevitabilmente, ma ho visto anche Segre in ripresa di nuovo sui suoi livelli, devo dire. Ieri voti alti sicuramente in mezzo al campo nell'arco di tutta la partita. Salvatore, tu sei rimasto sorpreso. Mi ha fatto piacere
che Giuseppe abbia parlato di Segre, sai perché? Perché ho letto dei commenti negativi sul suo conto. Io sono invece convinto che abbia giocato una buonissima partita. Lui e tutto il centrocampo, ti ripeto, centrocampo e squadra non allungata, ovviamente con pochi spazi fra difesa e centrocampo, e Segre è stato un elemento assolutamente importante. Io, per me, ieri il centrocampo ha funzionato bene. Funzionasse sempre così, sarebbe veramente la fine del mondo. Ovviamente bisogna migliorare l'azione d'attacco, quello è un altro discorso. Visto che prendi l'argomento di Segre, io ieri ho detto, ho dato la sufficienza a Segre, però ho detto che non si è ben capito quali siano i suoi compiti. Cioè, io vorrei sapere se lui è un simile Luperini, cioè quello che deve ogni tanto sganciarsi in avanti e trovare lo spazio, o soltanto un centrocampista di quantità. Secondo me Segre può fare e deve fare di più. Questa è la mia personale opinione. Ha dovuto Lui cambiare è un modo di simile. giocare, Guido. Dicevi, Salvatore? Lui è un simil tutto, lui sa fare tutto, quindi non è assolutamente un problema. Ragazzi, dobbiamo avere pazienza, dobbiamo avere un po' di attenzione. Non siamo alla fine del campionato. Il campionato del Palermo è cominciato da pochissimo. Abbiamo avuto il tempo proprio di adeguarci alla nuova realtà. Questo non è una cosa da poco. C'è Valentino Berizia che dice d'accordo al mille per mille, addirittura con Fabrizio Vitale, le ultime partite del Palermo da Modena in poi sono tutte uguali, vincono gli episodi in alcuni favorevoli, in altri sfavorevoli, ma questa squadra non ha gioco. Poi c'è ancora il commento da parte di Antonio Restivo, ragazzi forse sarà troppo polemico, ma abbiamo visto la stessa partita, io ho visto il nulla. Allora, su questo commento di Antonio Restivo io vorrei entrare nel secondo argomento della trasmissione. Il Palermo gioca male, o perlomeno, per capirci cosa intendiamo per male, non fa un calcio spumeggiante, non è una squadra che produce 20 palle gol a partita, non è una squadra che magari dilaga o chissà che altro. La domanda però che faccio a voi, ma la faccio anche a quelli che seguono da casa e che magari guarderanno come facciamo noi per lavoro anche tante altre partite di Serie B, ma chi è in Serie B che gioca meglio del Palermo? Ma guarda, all'inizio di stagione si parlava di una A2, ma questo non è un campionato da A2, questo ci regala una mediocrità assoluta. Del resto basta guardare la classifica, un paio di squadre in fuga come Frosinone e Regina, che mi piacciono, devo dirti la verità. Poi il gruppo alle spalle, squadre con filotti come Sud Tirol e Pisa ad un tiro di schioppa. Tra il Palermo e il terzo posto, 11 squadre e 5 punti di distacco, solo 4 per la zona playoff e 3 soli punti di vantaggio sulla zona playout. Personalmente mi piace, ti ripeto, la Regina, anche se il Frosinone mi sembra un po' più tosto. Poi vedo il vuoto. Abbiamo visto come giocano Parma, Genoa e Cagliari. Insomma, se vogliamo sostenere che sia un grande campionato, sbagliamo di grosso. Fermo restando che fra C e B c'è un abisso, ma che fra A e B una distanza incolmabile. Il Palermo è come tante altre, con il vantaggio che è in crescita e che ancora non ha dato il meglio per le situazioni che Corini ha trovato. Non è vero che il Palermo è senza gioco. Il Palermo è una squadra con un gioco ancora da rimodellare, ma l'identità di squadra c'è ed è quella che abbiamo visto nelle ultime partite. Guido, Giuseppe, sì. più che una, non è una 2, è un campionato equilibrato. Punto. Cioè, è un campionato molto equilibrato. Sì, ma Sono non sono d'accordo con te. equilibrato. Io ho fatto una provocazione un po' diversa. Sull'equilibrio non c'è E dubbio. Poi. stavo per arrivarci anche con esempi concreti alla tua provocazione, perché ieri ho visto attentamente, ho visto un po' tutte le partite a saltare, però ho visto attentamente Spal Modena. Ragazzi, malissimo, cioè una squadra che passa in svantaggio, recupera, va sopra di un uomo perché al Modena finisce in 10 per un'espulsione e poi va sotto 3-1, è finita poi 3-2 perché hanno segnato all'ultimo secondo il recupero, ma una squadra in 11 contro 10 che si va a fare due gol sull'1-1. Ieri malissimo la Spal, ne parlo di proposito perché è una squadra che tra 6 giorni il Palermo incontra fuori casa. Quindi sì, non vedo chissà quale calcio che possa piacere ai tanti puristi
del pallone che abbiamo in questa città e che diciamo non ci vanno certo in maniera dolce nei confronti né del Palermo né del suo tecnico. Io l'unica squadra che mi ha fatto un po' divertire a tratti è il Parma, ma non è che abbia 40 punti in classifica, ne ha poco più di noi. Fabrizio, il tuo parere su questo calcio champagne che manca? Non c'è una squadra che giochi come il pubblico palermitano vorrebbe giocasse il Palermo, che ricordiamo è sempre una matricola, eh? Non è che siccome l'ha acquistato il Citigroup il Palermo è diventata una squadra di Serie A che sta lottando per andare in Champions League. È sempre una matricola che si sta assestando con un mercato fatto, come sappiamo, con degli uomini che ancora non sappiamo cosa possono dare perché non hanno trovato spazio per demeriti loro. Però c'è questo accanimento senza, diciamo, ombra di dubbio su tecnico, gioco. Poi vorrei capire una cosa, ma il gioco qua, cosa si intende per gioco? Beh, A gioco calcio si può spumeggiante giocare in che, mille modi. attenzione, che non ho visto Scusami, neanche ai Guido, a mondiali. calcio si può giocare in mille modi. Si può giocare d'attacco, come fa Zeman. Si può giocare d'attesa, come fa Allegri. Si può giocare una via di mezzo. Cioè, non mi pare che Andreazzoli è arrivato a Terni e ha stravinto con l'imposizione delle mani e il suo grande concetto di calcio applicato, perché la Ternana ha perso col Venezia. Quindi io, mi piacerebbe capire questa città cosa vuole da questa squadra. Vuole Di che sia nella solito vuole categoria per risultati, vincere di programmi, solito. oppure vuole fare, trovare un modo ogni lunedì per lamentarsi, perché a me mi pare che sia invalsa ormai questa moda. Se vuoi stare bene sul Palermo, lamentati. Basta. Oh, Vitale arrabbiato, ragazzi, voi che scrivete non me lo fate arrabbiare, però c'è qualcuno che ti dà appoggio. Alessandro Celano, per esempio, dice quanti sono i meriti del Palermo e quanti i demeriti del Benevento. Beh, è difficile dirlo, è sempre una via di mezzo, in qualche maniera. Il Benevento, onestamente, mi è sembrata la squadra non più scarsa, perché, come diceva Vitale, c'ha buoni giocatori, ma un po' più allo sbando, un po' più sfiduciata fra tutte quelle che ho incontrato, Cosenza compresa, che secondo la critica che doveva essere la squadra più debole. C'è un altro commento di Antonio Latorre che parla in pratica della maggiore utilizzazione dei giocatori dello scorso campionato. E beh, abbiamo avuto una bella testimonianza con Damiani. Salvatore Damiani mi è sembrato un giocatore utile e tra l'altro devo dire che gli faccio i complimenti perché non è facile uscire dal sottoscala, diciamo, e diventare subito protagonista. No, ma Damiani ha dimostrato sempre di essere un giocatore con grandissime qualità, poi lo puoi discutere sotto l'atteggiamento, non so, fisico, oppure sul fatto di resistenza o meno, eccetera, eccetera, ma da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche di qualità, è un giocatore assolutamente utilissimo. E, io ti ripeto, a me ieri il centrocampo è piaciuto, e piuttosto non riesco a. Vorrei aprire un altro discorso. Non so se tu ce l'hai in cantiere, ma secondo me c'è qui una mancanza di precisazione. Cioè, noi non sappiamo ancora il Palermo che cosa deve fare in questa stagione, perché dire che è un Sì, allora campionato ti di altre. fermo Salvatore, ti fermo, scusami, perché ce l'ho in cantiere, un discorso anche sulla comunicazione della società, ho tutto in cantiere, ma c'ho in cantiere anche la pubblicità, quindi pochissimi secondi, ci fermiamo, carichiamo le batterie, c'è Vitale che adesso si prende la tisana per rilassarsi e torniamo in onda fra pochissimo. Rieccoci puntuali come al solito, Salvatore, società, troppo silenzio, quali gli obiettivi? È uno dei temi che tu avevi chiesto, ti soddisfa il titolo? No, il titolo mi soddisfa, però io prima vorrei precisare un'altra cosa, se mi consenti. Poi, se c'è tempo, parliamo anche Te lo della consento. società, del troppo silenzio e di quali obiettivi. Cioè, secondo me c'è un difetto di comunicazione. Io mi chiedo che cosa significhi una stagione di assestamento, quando in B bastano due partite per portarti addirittura, se non nei playoff, vicino. La cosa più logica sarebbe stata quella di dire: noi pensiamo non in grande, ma pensiamo anche ai playoff, senza la necessità di avvilirci se non si centra l'obiettivo. Se dici solo che devi salvarti, rischi di restare impantanato in fondo alla classifica. In questo il City non è mai stato proprio chiaro.
né da parte della società ci sono stati chiarimenti in materia dopo la conferenza stampa di preparazione. Se il Palermo è quello delle ultime 7 partite, con qualche episodio favorevole, può aspirare anche a qualcosa di meglio, ma i giocatori debbono puntare sempre al massimo, inseguire un sogno per scongiurare i pericoli. Questa è la strada vincente e il City ovviamente deve comportarsi di conseguenza. Sì, ricordiamo quella che dicevi tu, era la conferenza stampa di benvenuto, diciamo, con Ferran Soriano, chiaro per la verità, però poi non ci sono state tante altre voci, la società ha un po' di silenzi e subisce anche un po' passivamente... Chiaro per modo di dire. Eh? Chiaro per modo di dire, insomma. No, ma adesso c'entriamo, però Salvatore, scusami, ma per un fatto di rispetto vorrei smaltire un po' di posta. Certo. Antonio Latorre dice Soleri titolare. Poi da parte di Walter Guccione c'è una proposta, la sottopongo a Fabrizio Vitale, centrocampo a rombo con Stulaz e Saric vertici e ai lati Damiani e Gomez. Ti piace? È un'idea percorribile, ma non credo che Corini non ci abbia pensato, non ci stia pensando, perché è come se Corini stesse godendo nel fare giocare male il Palermo. Io credo... Torino invece in queste lunghe settimane, in queste ultime 7 partite, abbia sempre cercato di provare la soluzione che desse maggiore equilibrio, alle volte sbagliando, alle volte azzeccandoci, e ritengo che Stulaz e Saric ci siano un suo pensiero primario, contemporaneamente però alla necessità di fare risultati, perché se Stulaz e Saric non danno quei responsi durante la settimana di allenamento, ma è normale che non giochino, ed è normale che venga data fiducia a una squadra che potrà piacere poco perché non fa il calcio champagne, però è in grado, se gioca in un certo modo con i suoi limiti, perché sono i suoi limiti che la portano a dover giocare così, limiti strutturali, è in grado di vincere e di fare risultati anche importanti, perché la vittoria di ieri è di una enormità incredibile. Poi invece si sta a dire, ah sì, a Palermo ha vinto, però non ha giocato male. Vale 6 punti quella di ieri. Cioè ragazzi, ma qua si sta sovvertendo quello che è il senso del calcio, il valore che ha una classifica, il valore che ha una vittoria. Quando si vince, cioè la piazza dovrebbe essere contenta quando il Palermo vince. No, qua e si allora vince, però c'è sempre un però. Fammi smaltire la posta perché c'è commenti di segno contrario. Giuseppe Di Salvo è fra più ottimisti e dice non si vincono queste partite per caso, consolidare la categoria è l'obiettivo minimo, anche senza rinforzi questa squadra arriva ai playoff a occhi chiusi, quindi un messaggio di assoluto ottimismo. Fa da contraltare Gianni Costa, buongiorno, continuate a difendere un allenatore sterile e incongruente. Il signor Geraci parla di zona playoff, ma mi faccia piacere, abbiamo il centrocampo più forte della B e un allenatore che non riesce a farne uscire le qualità. Signor Gianni Costa, è giusto anche rispettare il parere di tutti, però onestamente io mi schiero con Geraci. Parlo di playoff come possibilità, nessuno ha parlato di playoff, tutti stiamo parlando di un campionato che non debba finire in tragedia, cioè in retrocessione, ma di un campionato dove basta una vittoria, e poi vi spiegherò alcune cose confrontando le classifiche, perché un altro dato importante che tratteremo in questa trasmissione e che probabilmente farà un attimo ripensare a certi giudizi. Corini, per carità, è tutto legittimo criticare Corini, io pure l'ho fatto in altre volte, ieri per esempio ho apprezzato, e questo è un argomento che secondo me non è casuale anche nella valutazione della vittoria di ieri, ci sono stati cambi secondo me congrui e nei momenti giusti, cioè non i 3 cambi della disperazione a 5 minuti dalla fine, ma cambi più strutturati già a partire dal 10° minuto del secondo tempo. Comunque, Vito, scusami, sì. Io ti voglio portare un dato, che è la cartina di tornasole di questo campionato, che è il Pisa. Il Pisa viene da 10 risultati utili consecutivi. 10. E non è primo. Dov'è in classifica il Pisa? E non è primo, ora te lo faccio vedere la classifica, perché te la mostra un attimo sopra al Palermo. La nostra regia che è sempre puntualissima. È un punto sopra al Palermo, 10 risultati utili consecutivi, significa che non ha mai perso, quindi questo è un campionato dove il pareggio non conta niente.
Torniamo con le immagini in studio per guardare il messaggio di Piero Mandracchi. A Stulac sono uno dei pochi che possiede notevoli capacità balistiche da fuori area. Io vedrei Gomez, regista arretrato, e Stulac mezzala. Sì, è nelle sue caratteristiche. Non l'ha mai fatto. Però non l'ha fatto mai, cioè non mi pare che nelle prime sei partite tirasse in porta moltissimo. Non l'ha mai fatto in carriera Stulac la mezzala, quindi non vedo perché dovrebbe farla a Palermo. E c'è Emanuele Drago che invece dice: Stulac è un ex giocatore, ha giocato sei partite con l'Empoli lo scorso anno, meglio puntare su Damiani e Saric. Poi continua a Gianni Costa con un modulo non adatto che ci porterà in zona play-out, un'agonia che solo Santa Rosalia ci può aiutare. Signor Gianni, lei mi sembra... ne ha pieno diritto, ma mi sembra completamente pessimista, ben oltre la ragionevole opinione. Giuseppe Di Salvo, il centrocampo è il reparto più forte che abbiamo, chiunque giochi fa figura, basta sistemare la difesa, servono due terzini, un centrale e il sostituto di Elia. Questo commento mi riporta all'argomento che ha aperto Geraci, cioè sui silenzi della società, sugli obiettivi, e Fabrizio, anche a questo punto della stagione, già penso che debbano avere le idee chiare su cosa fare al mercato. Noi abbiamo più volte detto che servono dei rinforzi in difesa, anche se ieri va fatto un applauso a Bettella, che è stato secondo me fra i migliori in campo, scelto un po' a sorpresa al posto di Marconi. E però anche questo rientra nella comunicazione fra una società e la sua tifoseria, che è stata spesso critica, a tratti anche offensiva, soprattutto nei confronti di Corini, fermo restando la libertà di giudizio. Ma i silenzi della società mi sono sembrati un po' tanti, Fabrizio. Ma a me più che l'obiettivo da dichiarare, che secondo me è stato dichiarato, poi bisogna capire se questo obiettivo lo puoi tenere in piedi in una piazza come Palermo, ma l'obiettivo è chiaro: salvezza. Poi possiamo discutere, ma tu a Palermo ti puoi presentare e dire che ti vuoi solo salvare? Allora, quello per me è un altro discorso, però l'obiettivo di quest'anno è chiaro. Non ci sono state false comunicazioni sull'obiettivo. Dobbiamo dire che ci sono dei silenzi che alimentano un'interpretazione errata di certe situazioni. Questa è una società che sta prevalentemente in silenzio. Perché se non arrivano quelli da Manchester durante i periodi critici, tranne una volta che ha parlato Gardini, questa società non ha mai parlato né a favore o contro l'allenatore, né contro delle decisioni arbitrali, cioè non si è mai fatta sentire. Quindi io a questo punto che cosa deduco? Che a Manchester c'è l'appoggio su Corini, ma lo stesso appoggio c'è anche dentro questa società a Palermo oppure no? Perché questa società è silente nei momenti critici, non sull'obiettivo. L'obiettivo mi pare abbastanza chiaro. Salvatore, i silenzi come le interpreti tu? Ma io dico che l'obiettivo è chiaro, ma non è difficile trovare il modo per raggiungerlo. Quindi io intanto non vedo motivi per infierire su allenatore e giocatori. Se l'obiettivo è quello, stiamo tranquilli, lasciamo tranquilli Corini e chi collabora con lui. Ma anche perché, Salvatore, perdonami, il senso di appartenenza di questi anni dove è andato a finire? Stavo entrando, cioè noi siamo partiti con un presidente tifoso e con mezzi insomma abbastanza limitati. Il presidente tifoso ha portato il Palermo in B e poi ha ceduto comportandosi da imprenditore, come del resto aveva dichiarato lui. Da un punto di vista ha fatto l'operazione più vantaggiosa per lui e per la società, a quanto ha detto lui e a quanto tutti noi pensiamo. Certo, non ha raggiunto l'A come era nel progetto iniziale, perché non dimentichiamoci quanto era scritto nel manifesto. Nel manifesto si diceva che l'obiettivo concreto alla fine del triennio era il ritorno in Serie A con un piano di investimenti costante e crescente, adeguato di stagione in stagione, eccetera. Il miracolo di Baldini e compagni ha salvato capre e capoli. Ora la parola tocca secondo me al City Group, nel senso che questo è un campionato con valori talmente livellati che se non ti dai una mossa sul mercato rischi di precipitare. Attendiamo dunque che la società mostri con le sue strategie che cosa farà il Palermo. La famiglia City intanto è cresciuta, una nuova sorella è arrivata, no? Il calcio è cambiato. Esatto, sì. Il calcio è cambiato ed è diventato solo business. L'era Mirri è stato solo il primo capitolo. Ora aspettiamo altro.
con una domanda provocatoria, Guido, scusami, quella del City è il progetto più sicuro e più logico, o c'è ancora spazio per i Zamparini o i Pallotta? Giuseppe, tu vuoi intervenire su questo dibattito, sui silenzi e anche sul tipo diciamo, di modello societario? Ma guarda, Guido, la società ha parlato quando c'era bisogno e quando Corini sembrava potesse essere messo sulla graticola, e lì era tra l'altro l'intervento a cui faceva riferimento Fabrizio di Gardini, dove a mio parere è stato abbastanza chiaro su due aspetti. Intanto nel dire che la società andava avanti con Corini, e poi nel sottolineare per chi magari non l'avesse ancora colto, ma noi almeno l'avevamo colto benissimo, chiarire che l'obiettivo della società fosse la salvezza quest'anno. Io mi aspetto, diciamo, qualcosa dalla società in vista di gennaio, perché gennaio è praticamente dietro le porte. Voglio capire questa società che cosa vuole fare per aiutare l'allenatore, perché se stai, come dire, proteggendo l'allenatore, credo che sia anche il caso di aiutarlo in sede di mercato nel prossimo gennaio. Vorrei sapere da voi al calciomercato che serve, oltre che sfoltire, secondo me, una rosa enormemente numerosa. Andiamo in ordine, Vitale. Sfoltire, come hai detto tu, poi servono due difensori, un terzino, sinistro, sicuramente, magari un altro centrale o un terzino destro, visto che Matheu può giocare anche da centrale. E poi serve un vice Dia, cioè un giocatore strutturato che prenda il posto che era ricoperto De Dia, e poi capire Vido e Soleri che devono fare. Perché se non sono i prototipi di quello che ci si aspettava, allora serve un altro attaccante. Anche se però mi Perché pare tra i che Vido difetti di sia. questo È Palermo c'è che se non segna Brunori non segna nessuno. vero, però mi sembra che Vido sia comunque grazie di Corini, anche se lo utilizza poco. Ma che sia un giocatore che lui abbia gradito arrivasse, sì. Però poi mi insegnate che in 6 mesi si costruisce e si distrugge tutto. Cioè, non posso pensare che Vido possa giocare soltanto 10 minuti. Ecco, te Non lo posso chiede pensare neanche che. Timothy Warren, ce l'hai in sovraimpressione anche, una domanda per Vitale, cosa ne pensi di Soleri e Vido? Se a gennaio li terresti o li cederesti? A questo punto che fai? No, io Soleri lo mando a giocare. Perché Soleri ancora per me non è pronto, si è visto ieri. Cioè, Beh, ieri ieri però vorrei anche spezzare una lancia a Ma ragazzi, qua favore. stiamo parlando di un'azione che se stai 0-0 e non segni, cioè, sei finito. Sei Sì, finito come però squadra, sei finito come. vorrei Ragazzi, lanciare un. ma Sì, questa però. cioè, la classifica poi ti dice se sei forte o non sei forte. Qua, se non c'era il gol di Brunori prima e Soleri si mastica quel gol, di che cosa stiamo parlando oggi? Sì, no, però va anche detto che uno che gioca per 5 minuti entra e diventa subito protagonista di un'azione che ha impostato lui. A me mi è piaciuto intanto l'idea di questo contropiede a due fra Soleri e Vido che si sono trovati a meraviglia. Poi devo dire che il portiere però ha fatto anche la parata della vita perché il tiro era indirizzato all'angolino, il tiro di Soleri. Fermo restando che lì devi fare gol perché c'hai tutto il tempo e lo spazio per segnare, però il tiro era Io in questo all'angolino. momento non vedo giocatori che dalla panchina possano spostare l'inerzia della gara, ma in nessun reparto. In nessun reparto. Benissimo, Salvatore, chi compreresti e venderesti a gennaio? Comprerei Messi e venderei Ronaldo. Ma io Ah. sono d'accordo completamente, quasi completamente con Fabrizio. Non c'è nulla da aggiungere, lo sappiamo tutti cosa ci vuole in questa squadra. Lo sa Corini, lo sanno i giocatori, lo sanno i dirigenti, e lo sappiamo anche noi. I tifosi ovviamente giocano settimana per settimana su determinati nomi o su determinate situazioni, però ormai l'impronta della squadra, di quello che ci vuole o non ci vuole, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Su una cosa io invece non transigo, cioè su Brunori non possiamo discutere,
non accetto nemmeno l'idea che ci possa essere un sostituto di Brunori, perché Brunori finora è il Palermo, ha segnato 7 gol, quindi quasi la metà dei gol del Palermo sono tutti opera sua, l'ha tenuto in piedi malgrado anche qualche errore. Brunori non si tocca ed è insostituibile, ragazzi. Non possiamo pensare che entri Vido ed è un altro Brunori, o entra un altro attaccante e può fare quello che fa Brunori. Brunori è Brunori, e da questo non si discute, e non voglio nemmeno discutere che io possa cambiarlo in corso di partita, perché di lui ce n'è uno solo ed è bravissimo. Giuseppe, intanto una domanda a cui io non sono sicuro di rispondere. Sala può recuperare per giovedì? Credo che sia ancora presto per dirlo. Ma più che altro, anche nel report di stamattina non ho visto, come dire, riferimenti a Sala, il che è una buona notizia, nel senso che mi è sembrato anche dai movimenti che faceva in campo al momento della sostituzione che si trattasse per lo più di crampi, quindi mi sento di poter essere ottimista, ecco, sul recupero di Sala. Anche se è uscito con i crampi e a distanza di 4 giorni c'è un'altra partita, quindi diventa poi un po' un problema. Allora abbiamo ancora una buona fetta di trasmissione che io vorrei dedicare a una analisi. Noi veniamo dalla Serie C, ricordiamocelo, veniamo da 4 anni di assenza in Serie B. Io chiedo alla regia se mi può un attimo rimandare la classifica aggiornata a ieri, eccola qui, dove vediamo alcune cose. Sto raffrontando la classifica di quest'anno con quella dello scorso anno, che non vedete però in grafica. Se vedete però le ultime 5 squadre di questo campionato, cioè Spal, Benevento, Venezia e Como hanno 15 punti, il Perugia ne ha 12, quindi complessivamente le ultime 5 di questa stagione hanno fatto finora 72 punti. Lo scorso anno, clamoroso a dirsi, le ultime avevano fatto 51 punti, cioè 21 punti di meno. E questo ve lo dico per portare avanti un discorso che è anche abbastanza elementare, se vogliamo. L'anno scorso le ultime 3 erano il Crotone 8 punti, Vicenza e Pordenone 7 punti. Ecco, potete controllare un po' la differenza di classifica. Significa che già lo scorso anno, a questo punto della stagione, 3 squadre, che poi sono effettivamente retrocesse, erano già indirizzate verso l'abisso. La quart'ultima era l'Alessandria con 14 punti ed è scesa pure l'Alessandria, mentre l'anno scorso le prime 2 a questo punto della stagione erano il Brescia con 30 punti e il Pisa con 29. Entrambe poi non sono andate in Serie A. Mentre riguardiamo un attimo la classifica, regia, perché è divertente vedere come quest'anno la terza squadra ha 23 punti, sono un gruppo per la verità, 23 punti, il Bari, il Parma, il Genoa e il Brescia. E pensate che l'anno scorso a 23 punti c'era la Cremonese, che era addirittura 8ª, il che vuol dire che c'è una classifica cortissima. Tanto per intenderci, fra la terz'ultima dell'anno scorso e la terza c'erano 20 punti. La terza era il Lecce con 28 punti, la terz'ultima era il Crotone con 8. Adesso, fra la terza a 23 e la terz'ultima a 15, i punti sono soltanto 8, cioè ci sono 20 punti di differenza rispetto all'anno scorso. Sono differenze incredibili che fanno capire il perché, come diceva Vitale, il Pisa non perde le 10 partite ed è ancora lì, il Palermo è una tragedia, ma intanto è a 5 punti dal terzo posto. E quindi è un invito in qualche maniera all'equilibrio di un campionato che ancora non ha evidentemente affermato i suoi valori. Basti pensare, per esempio, vi dico anche un dato che può sorprendere: il Genoa, che potrebbe licenziare Blessing, ha giocato 7 partite in casa, è una corazzata di Genoa, resta la favorita per la promozione, è terza in classifica. Sapete, su 7 partite in casa quante ne ha vinte? Soltanto una, e questo è un dato che dovrebbe fare riflettere, Salvatore. Ma sì, ne abbiamo accennato e ora tu ne hai parlato ampiamente, hai fatto bene per chiarire una situazione che è assolutamente nuova in Serie B.
dove l'equilibrio, noi abbiamo sempre parlato di equilibrio, ma fino a un certo punto. Quest'anno abbiamo superato ogni possibile immaginazione. Per cui occhio e attenzione. Ecco perché io dico, io non è che dico che il Palermo punta ai playoff, io dico che il Palermo deve giocare con la mentalità di andare ai playoff, che è cosa ben diversa. Perché deve giocare in quella maniera lì? Perché altrimenti rischia di trovarsi invischiato in una lotta che non gli appartiene. Tu ti devi salvare, ma ti devi salvare senza soffrire, perché se soffri al primo scivolone puoi anche pagarlo caro. È ovvio, l'equilibrio è da un lato un vantaggio, dall'altro anche uno svantaggio. Giuseppe, ma che classifica è quella di quest'anno? Veramente c'è da impazzire. No, è una classifica veramente, veramente pazza, e anche se diciamo Frosinone e Regina che cominciano a camminare a braccetto, approfittando anche di una crisi nera, perché oggettivamente per quella che è la rosa, i propositi, il Genoa è la più grande delusione di questo campionato. Per il resto c'è veramente grande, grande livellamento. Ma guarda, per esempio, poco fa accennavo a Spal Modena, guarda il Modena. Noi dopo Modena avevamo lasciato una squadra in crisi e dietro in classifica. Hanno fatto un paio di pareggi e ora nelle ultime un paio di vittorie consecutive e sono a metà classifica. Aggiungerei e chiamo in causa anche Vitale, guarda anche i cambi di allenatore, non è che De Rossi e Cannavaro abbiano fatto queste grandi scintille, no? Assolutamente quelli, no, fino ad ora... la riprova. Sì, no, scusami Fabri, i due veri cambi che stanno dando frutti sono stati fino ad ora Bisoli e poi, se cambio vogliamo chiamarlo, quello del Pisa con D'Angelo, ma di fatto hanno preso l'allenatore che fino a pochi mesi prima allenava il Pisa. Ma Fabrizio, i cambi, non, tranne questi due casi, non stanno dando grandissimi risultati, perché come hai detto giustamente tu parlando della classifica, non c'è nessuna squadra che sta soccombendo e nessuna squadra che sta scappando, e quindi non ci sono i match facili che ci potevano essere scontati sulla carta, che ci potevano essere fino all'anno scorso. È molto semplice. È più bello così, Salvatore? Ma sicuramente è più bello, ma è più difficile, ovviamente. Cioè è bello per chi guarda la B, ma è bello... E poi siamo sempre lì, è bello fino a un certo punto, perché tu ti aspetti anche di vedere qualcosa in più, una qualità che finora, sai, si è vista raramente. E allora, da un certo punto di vista di spettacolo, ce n'è poco in certe partite, proprio pochissimo. Però d'altra parte il fatto che tutti possono ambire a qualcosa aumenta la possibilità di sorprese e quindi ti dà anche la voglia di guardare le cose con più attenzione, perché da un momento all'altro ci può passare o una squadra sorpresa oppure una squadra delusione. Abbiamo visto scorrere... Posso dire una cosa? Sì, ma siamo già fuori tempo, dimmi. No, solo un dato. Brunori, col gol di ieri, si è portato a 2 gol da Chedira, che però è fermo perché è mondiali e quindi insidia il ruolo di capocannoniere del torneo. Corini negli ultimi 4 anni ha mandato 2 attaccanti a vincere il titolo di capocannoniere, Donnarumma nel Brescia e Coda nel Lecce. Vi ho detto tutto. Ci dobbiamo salutare, io dicevo che abbiamo fatto scorrere un sacco di messaggi, ma tanti altri sono rimasti in attesa, ovviamente me ne scuso, ma grazie al cielo la trasmissione funziona. Guardatevi anche il dibattito sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News, anche per interagire, perché stiamo formando una grande community, grazie proprio a questi due siti leader nei loro settori, Blog e Stadio News, ma anche grazie a Video Regione, canale 14 del Digitale Terrestre. Noi ci vediamo venerdì, però ricordatevi che giovedì, giorno dell'Immacolata, c'è campionato e noi torniamo venerdì puntuali, come sempre alle 14, e poi giocheremo a Ferrara domenica e noi saremo in campo lunedì, sempre alle 14. Grazie a tutti, arrivederci.